Wow, tantissime, né proprio wow. Ne va, ne va. Ciao ragazze e ciao ragazze, eccoci qua con un nuovo video sui prodotti da supermercato. Yeah, finalmente! Vi è piaciuto tantissimo quello precedente, ho avuto veramente tanti like, vi ringrazio, quindi subito ne voglio girare un altro. E mi raccomando, mettetemi anche adesso tanti pollici in su, così capisco che questi video sui prodotti da supermercato vi piacciono e ve ne faccio subito un altro. Stavolta volevo parlare di altri prodotti che ho comprato al Tigotà e poi altre cosine. Sui prodotti del Tigotà già vi ho fatto un video e casomai vi lascio il link in sovraimpressione. Ho parlato dei prodotti dell'Idea e di altre cose carine che me non ho piaciute tanto. E adesso vi devo parlare di questi prodotti, in particolare della linea Noa, che mi avete chiesto veramente veramente in tante. Quindi appena sono andata nel supermercato li ho visti, subito li ho comprati. Ho detto sì, li devo comprare, li devo provare per le ragazze, anche se non sono proprio economici. E infatti ne ho presi solo due. Ho preso il balsamo nutriente al mango e proteine del riso e ha una buona profumazione, l'inci è buono, ci dice che non so se è bio, forse no, non è biologico proprio, però comunque voi sapete che io non bado solo alla certificazione, al prodotto bio, anzi non me ne frega proprio della certificazione, io guardo l'inci, quindi gli ingredienti e vedo appunto gli ingredienti se sono buoni, se sono naturali, se è formulato bene il prodotto e poi c'è anche qualche estratto di origine biologica, mi fa tanto piacere, però la cosa importante è che sia buono, che abbia buoninci. È proprio il caso di questo balsamo che non ha siliconi, non ha ingredienti dannosi, c'ha una buona quantità di condizionante. Molto spesso i prodotti bio, ad esempio, balsami bio, come anche nell'altro video, appunto il precedente. Vi parlai di quel balsamo che appunto non mi aveva soddisfatto ed era bio perché non c'era praticamente il condizionante. Qua invece c'è una bella quantità di condizionante, condizionante ecobiologico, perché il di-testarosa, comunque questo nome complicatissimo che sarebbe l'ester qua, ed è un condizionante ecobiologico, quindi completamente ecologico e biodegradabile, e ce n'è una bella quantità. Poi c'è anche un altro condizionante che non è bio, però comunque non è dannoso per la pelle, e l'associazione di questi due condizionanti rende questo prodotto molto molto funzionale. Poi c'è il coco caprilate, che è un olietto che a me piace tanto, che molto liscia molto i capelli, fa un effetto simil siliconico pur essendo naturale. E poi c'è l'estratto di limone, infatti questo profuma tantissimo di limone e lucida tantissimo i capelli. Sono pochi ingredienti ma tutti funzionali che rendono questo prodotto per me soddisfacente. Io l'ho comprato e sono stata soddisfatta, perciò me ne sto parlando. Mi ha districato i capelli, me li ha lucidati, me li ha fatti morbidi e mi è piaciuto tanto. Vi vorrei dire il prezzo preciso ma non mi ricordo. Comunque mi ricordo che era una cosa tipo media, né proprio wow, tantissime, né proprio wow. Ne va, ne va. Sui tipo 7-8 euro, non vorrei sbagliare. Comunque buono. Anche a mia sorella è piaciuto, mi è piaciuto tanto. Il latte spray disciplinante anche. Non sono stata proprio contenta di averlo comprato, ma non perché non è buono, per il semplice fatto che magari con gli stessi soldi avrei preso lo shampoo, perché se non mi sbaglio costavano uguale. Io però ho voluto fare la figa, ho visto sto latte spray lisciante, prendiamo questo. È stato buono, vi dico la verità, anche questo c'ha un buoninci, perché io quando l'ho comprato ho detto subito, se è buono lo voglio replicare, subito lo voglio autoprodurre, voglio fare il video della ricetta fatta in casa. Quindi questo era lo scopo mio. Comunque mi è piaciuto, anche qua c'è il coco caprilate, anche qua ci sono degli olietti, c'è anche qua un po' di condizionante, quindi funziona anche un po' per domare il crespo, la chioma selvaggia, e infatti disciplinante, anticapelli crespi. Mi è piaciuto, questo si spruzza sui capelli prima di asciugarli. Se avete i capelli crespi può essere buono, però non bisogna utilizzarne molto, perché ho notato che a volte quando mi lasciavo un po' andare, e spruzzavo così a più non posso, dopo poi dovevo lavare i capelli tipo dopo un giorno, 2 giorni, quindi andateci piano, ne bastano. Infatti ce l'ho da tantissimo tempo, guardate quanto ne ho consumato, eppure l'ho utilizzato, ne basta poco, altrimenti vi sporca i capelli e non va bene. Ad esempio questo qua per mia sorella non va bene, che lei ha i capelli grassi, e questo qua appunto lo metti, non si risciacqua, quindi non va bene se hai i capelli grassi. Comunque questi prodotti Noa, fatemi sapere voi se l'avete provati. Io l'ho comprato e devo dirvi che non c'è male, non mi aspettavo, perché alcuni di voi mi hanno detto vai, comprali, non mi aspettavo. Invece se le troverò,
Da qualche altra parte ne prenderò anche qualcun altro, ne comprerò per parlarvi. Voi nel frattempo fatemi sapere nei commenti se li avete provati. Andiamo avanti ragazzi, un super promosso, ma proprio super, è questo qua che ho comprato ed è Natura Amica al lume di rocca. Questo qua è un deodorante, sono troppo felice di dirvi sta cosa perché voi mi chiedete in tantissime, dici deodoranti con Monici, dici deodoranti, io con i deodoranti ci vado con i piedi di piombo perché ragazze, stavo parlando di una zona delicata come l'ascella dove si possono formare le irritazioni, si possono ingrossare le ghiandole, quindi si possono avere dei problemi veramente fastidiosi, quindi e poi tutto quello che ci mettiamo qua va comunque in circolo, quindi dobbiamo stare, perché comunque ci sono i linfonodi, dobbiamo stare attente. Questo è super naturale. Allora vi dico sta cosa divertente, questo qua l'ha comprato il mio ragazzo e praticamente io gliel'ho fregato e adesso però glielo devo dare, però gliel'ho quasi finito tutto per recensirvelo. Ed è una profumazione che secondo me va bene sia per uomo che per donna, questa qua, perché Brezza Marina si chiama. A me piace tantissimo, sì, è proprio, sembrava una brezza marina, una ventata di freschezza, molto bello. Però ci sono di vari colori e vari di profumazione e sono tutti quanti con Bonici, quindi se li trovate sbizzarritevi e compratevi la profumazione che più vi piace. Dal punto di vista dell'inci è molto semplice, cioè praticamente c'ha l'allume di potassio, la glicerina, il conservante, nulla di più. Sembra un po' il deodorante quello che ci facciamo in casa, che vi feci il video, un po' più povero di ingredienti. Ovviamente quello fatto in casa è sempre meglio perché ovviamente ci ho messo tante cose buone eccetera, quindi magari questo qua è un pelino meno efficace, meno funzionante di quello là, però funge bene, anche il profumo è buono e soprattutto è naturale, non ci stanno dentro alcol, non ci stanno ingredienti dannosi, quindi andate proprio tranquillissime, è buono. Sono contenta di sta cosa. Poi ragazze, vi volevo fare un piccolo accenno parlandovi dei capelli, la crema corpo, e voi direte perché ti sei scemonita? No, perché praticamente questa crema ve ne parlai nel video su i prodotti Natura Line che trovai al Conad. Se non avete visto ve lo lascio cliccabile qua in sovraimpressione e vi dissi sta crema mi era piaciuta però era un po' liquidina, insomma ero un po' scontenta di sta cosa. Ho trovato il modo di riciclarla ragazze sui capelli, cioè praticamente mi faccio lo style con questa crema sui capelli, mi piace troppo, perché sono diventata scemonita per sta cosa, perché veramente, cioè praticamente c'ho i capelli un poco mosci, flosci, così, con le onde poco definite, ci metto un po' di sta crema che è liquida, quindi me li nutre i capelli, non me li appesantisce, è molto leggera, non è ricca di oli e mi vengono dei bei mossi, quindi vi volevo di sta cosa, casomai poi farò un video sulla mia routine, proprio lo styling volevo far vedere, però davvero sta cosa mi ha stupito, fatemi sapere se anche voi vi è venuta sta pazza idea e se come vi siete trovati, oppure se proverete fatemi sapere. Piccola lode anche a questa maschera che già avevo comprato in passato e ho ricomprato adesso, ma mi sta piacendo troppo, infatti ne ho comprate tre, questa è l'ultima, mi è finita, mi piacciono troppo. Voi sapete che io le maschere me le faccio spesso in casa, però quando le trovo pronte anche mi piacciono, perché comunque non devo sporcare, non devo fare subito faccio, però le voglio pagare poco e proprio questo è il caso. Questa qua, la maschera Chocolate Mask di questa marca Montagne Janusse, è molto buona, ha un buonici, non è completamente naturale, ovviamente se voi prendete il cacao, vi fate la maschera al cacao che vi feci io nel video un po' di tempo fa, è molto più naturale, però è buona, non ci sono ingredienti dannosi, è buona, ha un profumo di cacao, è molto nutriente, anche un po' purificante per la pelle, pagata poco e sono contenta che l'ho trovata anche questa qua, si trova un po' ovunque, sta linea Janusse, Montagne Janusse, ci sono varie tipologie di maschere e costano pochissimo e ormai si trovano ovunque, quindi ben venga sta cosa. Quindi questo è tutto ragazze, con questi prodotti vi saluto, avete visto anche stavolta vi ho fatto scoprire qualcosa di buono abbastanza economico che potete comprare al suo mercato, fatemi sapere nei commenti se avete trovato questi prodotti, se li avete provati, se vi sono piaciuti, lasciatemi un bel pollice in su così appena raggiungo tanti like ne giro subito uno nuovo e vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!